Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Vi propongo oggi un video tutorial rivolto soprattutto alle donne, alle ragazze, perché parliamo di nail art. Vi farò vedere come realizzare una nail art semplicissima con l'utilizzo degli smalti che si asciugano all'aria, quindi senza lampada UV, e vi dirò di più, non è nemmeno necessario il dotter perché è tutto realizzabile semplicemente utilizzando uno stuzzicadenti. Andiamo a vedere come si fa, vi faccio vedere qual è l'unghia che andremo a realizzare. Questa è un'unghia finta, comunque questo è, diciamo, il motivo che noi andremo a realizzare sull'unghia. È davvero di grande effetto e andiamo subito a vedere come si fa. Per realizzare questa nail art vi serviranno soltanto due smalti, uno bianco e uno colorato, e uno stuzzicadenti. Io utilizzo lo stuzzicadenti perché molte persone magari vogliono realizzare una nail art originale d'effetto, però non hanno nessun tipo di strumento che serva per realizzare queste cose. Quindi alcuni non hanno magari il dotter e quindi per rendere possibile questa cosa per chiunque, io ho pensato di farvi vedere come si realizza utilizzando lo stuzzicadenti. Se avete il dotter ovviamente ancora meglio, però vedrete che anche con lo stuzzicadenti viene bene. Vi servirà uno smalto bianco, io in questo caso utilizzo lo smalto della Kiko, che è il numero 203. Io vi consiglio uno smalto bianco per French perché gli smalti bianchi per lati sono troppo sottili, troppo leggeri e quindi questo effetto poi non verrebbe bene. E poi andrò ad utilizzare questo smalto magnetico, effetto magnetico della Kiko, che è il numero 704. Anche qui io vi faccio vedere questi due, però ovviamente voi potete realizzare questa nail art con tutti i colori possibili, è veramente possibile realizzarla in tutti i modi. Andrò poi ad utilizzare un'unghia finta come questa, semplicemente perché io sulle mie unghie adesso ho già lo smalto ed è il semipermanente. Quindi per evitare di togliere tutto, ho pensato di farvi vedere la realizzazione di questa nail art utilizzando un'unghia finta, ma il procedimento vedrete che è esattamente lo stesso. Ve la avvicino così la vedete bene. La prima cosa che dovete fare è andare a stendere una prima base di smalto bianco sull'unghia, quindi in questo modo. Lo lasciate asciugare, poi quando andrete a stendere la seconda passata invece dovrete essere un pochino più veloci perché tutto questo va fatto prima che lo smalto si asciughi, perché se lo smalto si sarà asciugato poi questo effetto non verrà più. Quindi adesso andate a dare una seconda mano di bianco sull'unghia e prima che lo smalto si asciughi andate a prendere lo smalto colorato e andate a fare sull'unghia semplicemente quattro puntini in ordine sparso o anche tre a seconda, così in ordine sparso. Adesso andate a prendere il vostro stuzzicadenti e andate a trascinare il colore così, come volendo fare, diciamo, uno scarabocchio sull'unghia, come se fosse un disegno astratto che voi dovete fare. Lo andate a trascinare in questo modo, così, sull'unghia e otterrete questo tipo di effetto. Come vedete è veramente bello, è semplicissimo da realizzare, richiede pochissime cose e si può fare soprattutto senza l'utilizzo della lampada UV. Una volta che poi lo smalto si sarà asciugato, andrete a fissare tutto con uno smalto trasparente. Io utilizzo sempre questo qua della Kiko. Se avete un top coat ancora meglio, perché magari lo smalto poi vi durerà di più. Quindi andrete a stendere questa base trasparente per rendere l'unghia ancora più lucida. Adesso che si è asciugato, andiamo a prendere uno smalto trasparente, va bene uno smalto trasparente di qualsiasi genere, un top coat, ma anche un semplice smalto trasparente se non avete il top coat, e andate a stendere una mano di smalto trasparente sopra l'unghia, in modo che l'unghia diventi ancora più lucida. Ecco, questo è l'effetto finale che voi otterrete sulle vostre unghie. Come vedete, è veramente un effetto molto molto particolare, molto molto carino, ma anche semplicissimo da realizzare.
Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, a seguire i miei video, date un'occhiata alle playlist perché ci sono tantissimi altri argomenti su questo canale e vi do appuntamento al prossimo video. Un grosso bacio!